Eccoci qui allora in diretta. Intanto benvenuto a Gabriel Heinz, c'era molta attesa insomma per questo tuo arrivo. Ti chiedo, tu hai giocato in grandi club e in mezzo hai anche 72 presenze con la nazionale argentina. Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma? Bueno, ¿entendiste? No, ok. Bienvenido. Había mucha espera, mucha expectativa en Roma antes de tu llegada. Has jugado en muchos clubes y también tienes 72 apariciones con la selección argentina. ¿Y por qué elegiste la Roma? Bueno, buenos días a todos. El pasado es un... Ya está, tuve la suerte y la gracia de hacer una... estar en unos hermosos clubes y bueno, ahora este desafío es nuevo, a esta edad que me viene me apareció este ofrecimiento de este gran club y solamente no lo pensé mucho, tenía muchas ganas de estar en este país, en esta liga, por ser una de las mejores y bueno, y por qué, y el hecho de venir a este club como la Roma, la verdad que para mí es un orgullo también. Sì, allora buongiorno a tutti, il passato è passato, appartiene ormai è alle nostre spalle, ho avuto la fortuna di giocare in grandi club, di indossare maglie molto importanti, adesso mi si è presentata questa nuova sfida che mi è stata proposta da un altro grande club, non ho dovuto pensarci troppo, per me è un onore e un piacere essere in questo paese, giocare anche in uno dei campionati che considero tra i più importanti e appunto per me è un orgoglio vestire questa maglia. Ma ecco, cosa ti ha convinto a scegliere la Roma? Ti hanno convinto magari le parole di Walter Sabatini? Tu hai vinto scudetti in Inghilterra, in Spagna, anche in Francia, sei venuto qui con quale obiettivo? Io quise venire alla Roma, io hice todo, todo para venire a este club, es muy simple, nadie me convenció, el primero que me tengo que convencer soy yo mismo. Y he hablado con el entrenador, he hablado con los responsables de este club y me gustó este proyecto. Es un proyecto que recién empieza y quiero ser partícipe de esto. Pero un club como la Roma es muy fácil decidir que sí, ¿no? Sí. Dice dunque, sono io che sono voluto venire alla Roma, non ho avuto il bisogno che nessuno mi convincesse. Ho parlato con l'allenatore, con la dirigenza e questo progetto mi è piaciuto subito. Del resto è molto facile dire subito di sì a un club come la Roma. Ecco, un'ultima cosa, tu insomma hai appena detto questo progetto ti piace della Roma. Per quanto riguarda il mercato, come sai sei un po' un'eccezione perché la Roma ha puntato finora per quanto riguarda gli acquisti sul mercato su dei talenti molto giovani come Bojan, come Lamela, come Ose Angel. Allora ti chiedo innanzitutto anche un giudizio su questi giocatori, in particolare su Lamela che è argentino come te, se pensi che possa essere la scelta giusta secondo te per questo club. Bueno, il progetto è giovane, io sempre dico che un gruppo y un equipo hay que tener de las dos partes, gente de experiencia y gente joven, más como un club grande como es la Roma. Después, por la parte de Lamela, de Bojan, yo creo que son jugadores extraordinarios que tienen mucho hambre, que tienen muchas ganas de empezar a escribir su propia historia en el fútbol grande. Como es la Roma, y yo creo que hay que darle esa confianza, la gente de experiencia, tratar de ayudarlos, pero como te decía antes, lo importante es un grupo, lo importante es que el grupo esté unido, gente de experiencia, gente joven, que así se hacen los buenos proyectos. Gracias. Sì, appunto, quello della Roma è un progetto che punta molto sui giovani, ma io ritengo che in una squadra, a maggior ragione in una grande squadra come la Roma, servano tanto i giocatori esperti, veterani, quanto i giovani. Bojan e Lamela sono dei grandi giocatori, giocatori che hanno fame e che vogliono scrivere la propria storia calcistica in un club blasonato come la Roma.
ai veterani, a quelli più esperti spetterà il compito di aiutare a far crescere questi giovani, ma appunto l'importante è che il gruppo sia unito, perché questo è il modo per raggiungere i risultati. Mediaset. Sì, sei un po', quindi l'hai detto, abbiamo nominato i giovani in controtendenza, perché insomma tu sei tra quelli più maturi, esperti. Hai parlato con Luis Enrique, questo è un progetto ambizioso, ma entro quanto secondo te, anche in base alla tua esperienza, visto che hai giocato in club prestigiosi, si può vincere davvero qualcosa in concreto? Hace dos días que llegué, todavía cosas concretas no he hablado. El proyecto es un proyecto lindo. Todavía con el míster no he hablado tampoco de grandes cosas, sino como lo que va a ser mi preparación en estos días. Pero yo creo que cuando uno viene acá, el proyecto es de lo mejor y quiere que las cosas. Y quiere que las cosas se hagan lo mejor posible. Después, bueno, al correr del tiempo uno se va a dar cuenta que va por buen camino. Sì, dice, sono appena arrivato, sono qui soltanto da un paio di giorni, non ho affrontato in concreto nessun tema con l'allenatore, appunto mi sono subito accorto della bellezza di questo progetto. Con Luis Enrique mi sono limitato così a discutere di quella che sarebbe stata la mia preparazione in questi primi giorni. Quello che voglio è cercare di fare il meglio e sperare che questo progetto prenda piede, poi sarà il tempo a dire come andranno le cose. Un'ultima cosa, sei parlato con Totti, che sai che qui è un po' l'anima della squadra, è al suo 20° ritiro e quindi magari ti può dare qualche indicazione? No, non tuve todavía l'opportunità e il tempo, solamente non hace ni 24 ore che llegó e todavía non tuve esa opportunità di hablar, però bueno. Todavía tenemos mucho tiempo para estar juntos y poder hablar. Dice, no, non ho avuto ancora modo di parlare con Totti, sono qui appunto da poche ore, comunque avremo sicuramente tempo da qui in avanti. Radio Radio. Ciao, benvenuto, sono qui, eccomi. Volevo sapere se preferisci giocare centrale o esterno in questa Roma, se potessi scegliere. E se ti affascina l'idea di formare una coppia argentina in mezzo al cuore della difesa con Burdisso? La prima sempre rispondo della mia maniera. He jugado a las dos posiciones y es el entrenador que va a decidir dónde me ve mejor y me quiere ocupar para el bien de un equipo. No tengo ningún problema en las dos. Y segundo, ¿por qué no? Porque me siento muy argentino y soy muy argentino. Pero lo más importante a lo que me debo y a lo que quiero es que el equipo gane y que la Roma vaya para adelante. Después todas esas cosas sería algo muy, muy lindo en el interior, pero mi objetivo es que el equipo gane y que el equipo vaya lo más arriba posible. Dice, per quanto riguarda la prima domanda, rispondo sempre nello stesso modo, è l'allenatore a decidere, anche se io ho ricoperto entrambi i ruoli e mi sento a mio agio in entrambe le posizioni. Per quanto riguarda la seconda questione, formare una coppia centrale con Burdisso, perché no? Sono argentino, mi sento molto argentino, sarebbe bello a livello personale, ma quello che importa di più è il risultato di squadra, che la Roma vinca. Ciao, benvenuto. Volevo sapere se prima di venire a Roma conoscevi i metodi di allenamento di Luis Enrique, se puoi fare un commento e che idea ti sei fatto magari da questo primo allenamento. Que antes que llegar a Roma, si ya conocías a Luis Enrique, su manera de trabajar, el entrenamiento. No, es la primera vez que la primera vez que estoy a la disposición, no conozco su forma de trabajar, solamente por que hemos hablado. E nada más, ora è ponerse las órdenes de él. Dice, no, sono a disposizione, sono ai suoi ordini, sono appena arrivato e non ancora conosco i suoi metodi di lavoro. Corriere dello Sport. Ciao, buonasera, mi chiamo Guido Ribaldo, piacere.
Volevo chiederti un paio di cose veloci. Una, se naturalmente il tuo cognome ha origini tedesche, e di che zona dell'Argentina sei originario? Poi, altra cosa, volevo completare la domanda di prima: se hai mai incrociato Burdisso nella tua carriera o in nazionale in qualche squadra di club? Infine, l'ultima cosa, tu hai firmato un contratto con un'opzione per il secondo anno con il rinnovo automatico dopo la 25esima presenza. Hai fatto un po' una scommessa su te stesso, ti pare? Tre preguntas. Tu apellido, ¿no? Que es alemán y de qué parte de Argentina eres. Y si con Burdisso has jugado con él en algún club o en la selección. Y que tú has firmado un contrato que tiene, ¿no?, una renovación automática con 25 presencias y que es como un apuesto para ti. Bueno, mi origen es argentino, de familia de padre alemán y padre italiano. Madre italiana. Madre italiana, de Sicilia. Y bueno, de Argentina, soy nacido en el interior. Con Burdisso sí jugué en la selección nacional. Estuve mucho tiempo con él porque convivimos muchas concentraciones. Hemos jugado poco, pero hemos coincidido en muchas concentraciones. Y después lo del contrato es una cosa que la verdad que no me interesa en absoluto, si no es una apuesta, no. Yo vengo aquí a dar algo a este club. Después, si las cosas van bien, seguiré; si las cosas mal, no seguiré. Pero ahora no pienso en ningún contrato, solamente pienso en poder ser útil a este equipo. Y la verdad ni sé cómo firmé el contrato tampoco, si son 25, te digo la verdad, no me he fijado muy bien. Ahora me voy a fijar. De un pueblo Troina, sí, pueblito muy pequeño. Sí, entiendo, un poquito. ¿La en Argentina? Ah, no sé. Bueno. Allora, sì, dunque, io sono nato in Argentina da padre tedesco, madre italiana, siciliana, un paesino, no, che si chiama Troina. Per quanto riguarda Burdisso, ho giocato con lui in nazionale, quindi abbiamo condiviso moltissimi ritiri. Per quanto riguarda il contratto, a dire il vero, così non mi interessa troppo. Sono venuto qui per dare il mio contributo a questo club, voglio rendermi utile. Se le cose andranno bene, ci sarà un rinnovo, altrimenti no. Ma appunto, addirittura neanche ricordo nei dettagli, no, le clausole del contratto. Magari ci farò più caso adesso. Radio Yes. Buongiorno, benvenuto. Hai scelto il numero 5, è un caso o è un numero particolare per te? No, è un numero particolare. Sé che lo hanno vestito grandi giocatori, nada más. Per me è un orgoglio, però non è un numero particolare per me. Dice, no, non è un numero speciale, so che è una maglia che è stata vestita da grandi giocatori, questo naturalmente mi inorgoglisce, ma non ha nessun significato speciale. Radio Cooks. Sì, buongiorno, sono Cristiano Martinali. Volevo chiederti due cose. Stamattina hai fatto la prima seduta di allenamento, come ti hanno accolto i nuovi compagni? E poi se conosci Roma come città, ma soprattutto la passionalità dei tifosi. Bueno, que hoy hiciste la primera sesión de entrenamiento, cómo te recibieron los compañeros, y si conoces a Roma como ciudad y lo caliente que son los tifosi. Bueno, sí, del primer entrenamiento, la verdad me recibieron muy bien, muy buena predisposición de todos. Para dar una opinión tengo que pasar todavía más tiempo. Después a Roma vine para jugar con los clubes, cuando vinimos con el Manchester, nada más. No conozco muy poco, solamente dos o tres días. Y el hincha romano, sí, se conoce en todos lados, se conoce, yo creo que mundialmente, y también
con el Manchester tuvieron un episodio también fuerte con el aficionado también del Manchester, y también eso recuerdo que salió en todos lados. Pero bueno, eso es una motivación más para el jugador, que sean gente que alienten al club, ¿no? ¿Y qué había pasado con el Manchester? Porque no se... Tuvieron problemas cuando jugaron, sí. Dice sì, oggi ho fatto il mio primo allenamento, mi hanno accolti tutti molto bene, ho trovato un bel atteggiamento da parte di tutti. Poi per quanto riguarda impressioni più precise avrò bisogno di più tempo. Per quanto riguarda la mia conoscenza di Roma, ci sono stato qui a giocare con il Manchester 2-3 giorni, quindi la conosco abbastanza poco. Per quanto riguarda il tifoso della Roma, tutti conoscono la personalità, no, dei tifosi giallorossi, direi che è nota in tutto il mondo addirittura. Ricordo, no, che quando abbiamo giocato contro il Manchester c'erano stati anche così degli episodi non proprio piacevoli fra le due tifoserie, e questa così è la riprova, no, di questa passionalità che a volte sconfina. Ma in ogni caso è molto bello per un calciatore sentire il sostegno del proprio pubblico. Rai. Sì, ciao Gabriel. Allora, ricollegandomi proprio a questa tua ultima risposta, se non ricordo male eri in campo nel famoso storico 7-1 del Manchester sulla Roma. Ecco, come farai a far dimenticare questo ai tifosi della Roma? E poi, visto che tu hai finito un campionato con oltre 30 presenze, sei praticamente sempre stato titolare, oggi non è proprio così. Come pensi di far ricredere magari Luis Enrique? Allora, che tu jugaste in un partito che sì, sì, non siete uno contro il Manchester, e come pensi che si basa perché lo si sia olvidato, no, da quello che è risultato, e acabas, no, di jugare, di tenere una temporada con 30 presenze, sempre titolare, e ora todavía non tienes un lugar cierto, pensi a te? Bueno, yo no... De olvidar el pasado no se puede olvidar. Yo estaba defendiendo la camiseta del Manchester United y me debí ese club. Y estoy más que orgulloso de vestir esa camiseta. Yo no voy a olvidar nada. Y ahora voy a hacer lo máximo por esta camiseta. Es muy simple. Yo no, el pasado no se olvida nunca. Después... John, tendrás información del entrenador, que si yo voy a ser o no titular, yo no sé. Yo llegué hace 24 horas y lo único que pienso es ponerme bien físicamente. Pero si hoy tienes tú una conexión con el entrenador de que mi sitio no es de titular, bueno, no lo sé. Yo todavía no hablé de eso con el entrenador. Eso lo sabrás tú, no yo. Allora, sì, dunque, dimenticare il passato. Dimenticare il passato è impossibile. Allora difendevo la maglia del Manchester United, una maglia che ho vestito con grande orgoglio, e lottavo per quella maglia. Adesso gioco per la Roma e giocherò con la stessa determinazione per questa nuova maglia. Il passato del resto non si può cancellare. Per quanto riguarda, no, il mio possibile impiego da titolare o meno, non so se lei abbia qualche informazione in più rispetto a me. Io non so né se giocherò titolare né se andrò in panchina. Sono appena arrivato, voglio soltanto pensare a entrare in forma il prima possibile, e poi si vedrà se giocherò dall'inizio o no. Teleroma 56. Buongiorno Heinz, volevo chiedere, insomma, nella sua carriera è stato accompagnato spesso dalla fama, dalla nomea di un giocatore molto duro, senza fronzoli, molto risoluto. Volevo chiedere se questa caratteristica, insomma, questa fama in qualche modo poteva darle fastidio, perché in qualche modo riduttiva come caratteristica che invece lei ha, oppure in qualche modo può andarne orgoglioso. Sì, se ti molesta, ma la fama che tiene del giocatore molto duro, o che fino a sesto, no? Con una difesa molto... Si me molesta, no. No me molesta en absoluto. Cada uno pone la fama que quiera. Yo me dedico a lo que me pide el entrenador, a defender los colores que tengo que defender en mi club y darlo al máximo. Después lo que digan el resto,
La verdad que me interesa muy poco. A mí me interesa mi vestuario, mis compañeros, lo que pasa con la gente y nada más. Yo me concentro en mi trabajo. Después de la fama lo ponen muchas veces y casi siempre lo ponen ustedes, pero no me interesa en absoluto. Dice no, non mi dà fastidio, del resto no, le etichette le danno gli altri, molto, molto spesso i giornalisti, a me interessa soltanto eseguire e seguire gli ordini dell'allenatore e dare il massimo in campo. Quello che a me realmente sta a cuore è soltanto lo spogliatoio, i compagni e che tutto vada bene all'interno del gruppo, le etichette lasciano il tempo che trovano. Facciamo l'ultima romanista. Ciao, eccomi. Io volevo sapere se è vero che ti aveva cercato la Lazio e se sì, perché hai scelto la Roma. Che si è saputo che la Lazio ti abbia... No, è mentira. Di mia parte no, è mentira. A me nadie mi ha contattato. Dice no, non è vero, nessuno mi ha contattato. È falso. Grazie, arrivederci.